Oggi festa di San Francesco di Assisi. Attraverso questa pagina di Vangelo vogliamo ripercorrere i momenti più importanti della sua vita. Dal Vangelo secondo Luca, Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». Tra i piccoli non possiamo non ricordare Francesco. Nasce nel 1182 ad Assisi. Viene battezzato dalla madre, donna Picca, Giovanni, ma il padre, di ritorno dalla Francia, propose un cambio. Suo figlio non sarebbe stato come gli altri, sarebbe chiamato Francesco. Frequentò le migliori scuole e decise di diventare cavaliere. «Sì, o padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza». La benevolenza di Dio si rivelò a Francesco alla vigilia della sua prima guerra. Francesco entra in una profonda crisi interiore. Entra in contrasto con il padre. Viene sconvolto dalla decisione di abbracciare un lebbroso che bacerà. Intuisce che la povertà è strada privilegiata per incontrare Dio. «Tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Gesù rivela il suo volto e il suo progetto a Francesco nella piccola e fatiscente chiesa di San Damiano. Cristo parla a Francesco e gli dice: «Ripara la mia casa». «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Francesco, per avere il tutto, che è Cristo, rinuncia a tutto. Si spoglia di tutte le sue ricchezze, che riconsegna al padre. Sposa sorella Provvidenza. «Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Libero da tutto, ma schiavo del Vangelo». Fonda i frati minori in ferma e totale fedeltà alla Chiesa. Va in Terra Santa e manda i suoi frati in tutto il mondo. Propone un messaggio semplice ma elevatissimo. Il mistero del Natale e della Pasqua sono i temi da lui più amati. «Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Per singolare privilegio ricevette le stigmate. Francesco unì la sua vita a quella di Cristo. Sorella Sofferenza fu compagna nei suoi ultimi anni di vita. «Donaci, Signore, lo spirito che animò Francesco e lo spinse ad imitarti. Donaci la forza di sostenere la croce che ci darai. Donaci un cuore che ama te sopra ogni cosa e soprattutto si lascia amare da te che ci hai creato». Scrivi un commento a questa pagina di Vangelo e alla vita di San Francesco. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. In descrizione trovi anche il link per acquistare il sussidio di Avvento.